Questo video è sponsorizzato da JLCPCB. Un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre, prima di iniziare un saluto a nuovo sostenitore del programma Patreon. Ciao a Sebastiano. Grazie per il tuo supporto, molto apprezzato. Grazie a tutti i miei sostenitori perché con il vostro supporto riesco a mandare avanti le attività sul canale, come reperimento componenti, strumentazione e tutto quello che serve per creare dei contenuti. Vediamo il video di questa sera. Facendo un po' di ordine in casa, ho recuperato questa scatola contenente un rasoio elettrico che, a giudicare dal modello, ha praticamente almeno 30 anni. Infatti mi fu regalato per le prime esigenze di barba. Ho provato ad accenderlo, ho inserito quindi la spina e quando sono andato per spostare la levetta su eh, on, ho sentito il classico puff e si è spento. Quindi abbiamo un guasto, non sappiamo se sia un guasto complicato o semplice, magari non è un oggetto complicatissimo, ma quello che conta, come sempre, in ogni riparazione, secondo me, è lo spirito di analisi, quindi la ricerca del guasto con una logica, ricostruzione dello schema e quindi buona visione. Rasoio Philips modello 900 all'interno della scatola abbiamo il rasoio stesso e in questo scomparto il cavo di collegamento alla 230. È provvisto di batterie interne e eh, abbiamo scritto un'ora di ricarica con anche allarme nel caso di ricarica esaurita. L'ultima volta che l'ho attaccato, due giorni fa, ho semplicemente inserito lo spinotto della 230, attaccato la 230, la luce è diventata eh, verde. Quindi a indicare presenza di eh, tensione, ma questa condizione è durata per due secondi. Infatti, appena ho slittato la levetta su ON, si è sentito questo rumore puff e poi si è spento tutto. Ora è collegato nuovamente alla 2:30. Se movimento la levetta, non accade nulla. Quindi andiamo a staccare corrente e lo andiamo ad aprire agendo sulle viti poste qui sulla parte posteriore. Come sempre ricordiamo di non trascurare mai la sicurezza elettrica, questo oggetto anche se lo ho staccato dalla corrente a 2.30 al suo interno ha degli elementi che conservano la carica per cui potrebbe essere comunque pericoloso, quindi una volta aperto verificare sempre la presenza di condensatori e nel caso scaricarli subito prima di andare a toccare qualsiasi cosa. Per aprire le quattro viti pensavo di ricorrere ai cacciaviti a stella del mio kit agente segreto, ma non va bene perché gli inserti hanno questo spessore in metallo che non entra nel foro e quindi devo ricorrere a questo set di cacciaviti di puntini puntini, come li nomina un mio collega su YouTube, che però faranno a caso nostro. Nella fattispecie ci servirà T7 come misura. All'interno... Troviamo il nostro circuito stampato, lato saldature, batteria, motorino per azionare le lame. Accediamo al lato componenti per vedere come è composto. Qui sul lato riconosciamo l'interruttore di accensione a levetta comandato da questo supporto in plastica. Poi abbiamo i LED verde e rosso collegati al circuito con questa specie di cavo flat. Le due batterie siglate AB00801, quindi due celle. Riconosciamo poi i due fili nero e rosso che vanno al motore, notiamo un piastrino montato in SMD, che è particolare perché sono passati più di 30 anni, e qui in fondo dovremo avere il buzzer che avvisa quando la ricarica è finita. Osservando il circuito, partendo dal connettore d'ingresso 230 incontriamo subito questo condensatore. E attenzione, perché ovviamente non abbiamo nessun tipo di isolamento elettrico rispetto alla 230, quindi, qua non abbiamo trasformatori. Quindi, la 230 viene stata livellata con questo condensatore elettrolitico, e da qui in poi parte la parte a bassa tensione. Visto il numero di anni che sono passati direi che il condensatore e le batterie difficilmente saranno operativi, andiamo comunque a verificarlo. Dopo aver verificato che non sia presente tensione ai capi del condensatore andiamo a effettuare una misura di capacità e ESR direttamente sul circuito, quindi tocchiamo i nostri pin, 006 di ESR, viceversa la capacità non riesce neanche a essere rilevata. La misura di tensione è importante sia per un aspetto di sicurezza, ma anche per non rischiare di rompere lo strumento che ovviamente non può sopportare tensioni elevate e cariche che si andrebbero a scaricare poi al suo interno. Ripeto la misura a banco direttamente sul condensatore. Questa volta rileviamo 4.14 microfarad, 1.49 ohm. Quindi neanche male, perché ricordiamo che poi per valori di capacità piccola la SR può essere anche un pochino più grande. A questo proposito esiste una tabella di riferimento da consultare. Quindi con una misura di questo tipo, il condensatore sembrerebbe essere anche ok. Ho dissaldato un terminale della batteria e osservando il circuito, direi che possiamo identificare questo condensatore come un condensatore di filtro tra i due fili eh, che arrivano qua dalla presa. Induttanza, ponte raddrizzatore direttamente sulla 230, condensatore elettrolitico che abbiamo rimosso è del valore di 3,3 microfarad, la tensione continua elevata raddrizzata da 230, quindi 310 volt circa, viene applicata a questo magnetico in ferrite, il quale molto probabilmente è portato in switching, quindi in commutazione, da questo transistor che si vede qui che è un BU724A, quindi è un transistor Philips, il quale probabilmente viene pilotato dalla, eh, da questo schedino, dove abbiamo il controllo di questo transistor. Quindi siamo di fronte a un piccolo switching. Ho verificato l'integrità del ponte raddrizzatore, qua integrato, tramite il multimetro sono andato a vedere e ho visto effettivamente tutte e quattro le giunzioni dei diodi contenuti all'interno del ponte. Inserisco una lampadina in serie all'alimentazione di modo che se ci fosse qualche guaio, ad esempio un cortocircuito, accenderei la lampadina ma non rischierei di far saltare nulla, anche perché non ci sono fusibili. Diamo tensione. Oh, era da un po' che non c'era una bella fucilata. Quindi, nonostante avessimo della resistenza in serie, qua qualcosa è andato storto. Ora eh, togliamo la rete elettrica, scarichiamo tutti i componenti che possono immagazzinare energia e andiamo a vedere cosa è successo. Con molta attenzione, ridiamo tensione e osserviamo questi tre pin. Questi tre pin afferiscono al transistor Darlington e quindi <ride> direi che ci sta. Perché il transistor è poi l'elemento che commuta il magnetico e dove la 300 volt diciamo viene localizzata. Rileviamo le tensioni di soglia del nostro transistor. Quindi, con la modalità prova diodi, terminale sulla base. 535 120. Questa boh, mi sembra un po' bassettina. Dissaldiamo il nostro transistor. Esaminando il circuito stampato, notiamo che effettivamente è molto sporco. E il punto in cui avvengono queste piccole scariche sono qui: sono dei punti in cui c'è basso isolamento, ci sono dei percorsi similconduttivi che con una tensione di quel tipo innescono queste piccole. E scossettine, quindi la prima cosa che facciamo è laviamo bene il circuito stampato con dell'alcol isopropilico strofinando bene e rimuovendo tutti questi residui di sporco. Ho ripassato anche le saldature per attivarle. Rifacciamo la prova e diamo tensione. Ok, adesso non abbiamo più lo scoppiettamento. Ho posizionato un multimetro con la lettura in tensione direttamente sui reofori del condensatore che ho saldato dall'altra parte, così abbiamo un facile accesso. Diamo tensione: ok, sull'elettrolitico si localizzano 307 V continui, quindi questa è la tensione che alimenta lo switching pronto per funzionare. Per la ricarica delle batterie, questo rasoio utilizza un circuito della Philips, un TEA 1088 T. Lasciamo per un momento da parte il mondo a 230. Ho tolto le batterie e mi sostituisco a loro per vedere se la parte rasoio è operativa. Credo che quelle batterie siano da 1 v e 2 e sono in serie, per cui la tensione che si localizza a quei terminali è di 2.4 v Per cautela parto con un valore basso, eh, ad esempio 1V, accendo l'interruttore di accensione e tengo sotto controllo la corrente assorbita accendiamo l'interruttore ecco, si sì, sta girando il motorino 1 un volte 1 corrente assorbita 660 mA alziamo leggermente la tensione passiamo a 1 volte 4 1 volte mezzo già così mi sembra che vada molto veloce qua siamo a 1 volte 8 ho ricollegato le batterie e ora con il generatore esterno mi metto al posto del circuito di ricarica per vedere effettivamente se riesco a ricaricare le batterie e in che stato si trovano parto da una tensione leggermente più alta, vediamo la corrente assorbita dalle batterie eccola qua, vedete ha avuto un guizzo a 150 mA e poi sta calando piano piano con una tensione impostata di due volte e mezzo la corrente si stabilizza a circa 64 mA. Quindi direi che il processo di carica è iniziato. Adesso la lasciamo così per un bel po' di tempo. Sono passati diversi minuti e la corrente assorbita dalle batterie con questa tensione è più o meno costante. Siamo all'incirca sui 57 mA. Dopo una ricarica di qualche minuto facciamo questo test. Metto il generatore in parallelo alle batterie e lo faccio funzionare. Poi lo spengo e se le batterie non sono cariche dovremo sentire il bip. E difatti. Come prevedibile quindi le batterie sono esauste, inoltre abbiamo un transistor rotto e anche difficile da trovare, conviene cambiare strategia e fare un po' di hacking, quindi cambieremo pacco batterie e modalità di funzionamento del nostro rasoio. Invece del circuito, quindi si può pensare ad esempio ad un trasformatore 230 che lavora sulla bassa tensione e ricavare la tensione giusta per il motorino, ma questo elemento è molto pesante e anche ingombrante, oppure utilizzare delle batterie litio come una cella da 3 volte 7 che ci starebbe anche, però a me non piace molto il concetto della carica ricarica. Preferisco sfruttare direttamente la 230, quindi il cavo e utilizzare un circuito piccolo switching che possa generarmi la potenza necessaria ad azionare il mio motorino. È quindi l'occasione giusta per utilizzare uno di quei caricatori USB eh, di dubbia provenienza, con peraltro anche una presa non italiana, quindi sarebbe necessario addirittura un adattatore. Questo è un caricatore che il costruttore dichiara 5V 500 mAh, quindi in teoria una potenza di 2 w e bisogna vedere se poi riuscirà a gestire il nostro motorino, che comunque abbiamo visto che richiede una potenza di circa 1W 1,5W. Se lo collego alla 2.30, il convertitore fornisce 5V e 32A vuoto e poi bisognerebbe adesso assorbire un po' di corrente, ma a questo punto tanto vale aprirlo e collegarlo direttamente al carico, anche perché dovremo introdurre ovviamente una conversione DC-DC intermedia per portarci alla tensione giusta di pilotaggio del nostro motore. Ecco come si presenta una volta aperto il nostro piccolo switching, quindi vedete proprio minimale, elettrolitici, piccolo trasformatorino in ferrite e pochi componenti. Questo dovrebbe essere il nostro schema, quindi dalla 2.30 arriviamo allo switching che è un vecchio caricatore USB 5V e poi utilizzerò un regolatore LT3081 della linear. Che è un regolatore che è programmabile e tramite il valore di questa resistenza R7 ci permette di eh, impostare l'uscita a un valore di tensione desiderato. Noi andremo a pilotare con questa uscita il motorino che ha poi in antiparallelo, come sempre, il diodo direttamente saldato sui suoi terminali. Questo regolatore lo avevamo visto nel video DVD HDD Recorder, con la riparazione in cui ci serviva una 2 volte e mezzo. E se vi ricordate, questo offriva un drop out abbastanza elevato di almeno 1V e 2. Ma qua non abbiamo problemi perché abbiamo 5 volt circa 2V, quindi abbiamo 3 volt di margine. Le connessioni dei pin abbiamo 7 non collegato, 3 che sarebbe il monitor, non lo utilizziamo, lo lasciamo aperto. La funzione di limitazione corrente la lasciamo aperta, come è indicato nel datasheet, in questo caso non la colleghiamo. Uscita in temperatura la lasciamo aperta, quindi alla fine usiamo tre pin e semplicemente la resistenza R7. Il valore di R7 lo impostiamo pari a 35.7 kΩ e dovrebbe fornire in uscita una tensione di 1.8 come indicato nel datasheet infatti eh, questo valore di resistenza va a eh, essere collegato a una sorgente di corrente interna che fissa il punto di lavoro dell'amplificatore di errore e quindi abbiamo l'impostazione precisissima di questa tensione di uscita su LT3081 ho lasciato solo i tre pin che ci servono e l'ho montato sulla letta più piccola che avevo ho rimosso il connettore USB dal nostro switching e ho montato al suo posto il regolatore, sfruttando i reofori, quindi 5V ground e poi qua abbiamo la resistenza di set da 34.7 kOhm. Facciamo la prova a banco, quindi fornisco la 230V regolati 1.79 precisissimi, d'altronde con un regolatore non ci aspettiamo nulla di diverso e il nostro rasoio funziona La tensione fornita dal nostro switching, in ingresso al regolatore vale 4.84.7. La corrente in uscita vale circa 460 mA. Vediamo come sta lavorando il nostro regolatore. Vin 487, Vout 1.793. Quindi abbiamo una tensione di drop fra ingresso e uscita di 3.072 V. La corrente in uscita è 460 mA. Quindi la potenza dissipata è eh, sul regolatore la tensione di drop 3,072 per 460 mAh. Cioè, stiamo dissipando un VAT41 sul dissipatore, quindi quel dissipatore lì eh, serve. Credo che valga la pena alzare la tensione Vout perché tutto sommato non è che giri poi così veloce e probabilmente, considerato che è un rasoio, quando poi arriva a carico e quindi il motorino trova dello sforzo, eh, tipicamente quando si fa la barba, eh, potrebbe succedere che eh, la potenza diventa eccessiva, quindi conviene alzare questa Vout. Ho bloccato con colla caldo il connettore della 230, ho saldato i fili, ho protetto la zona 230 e ho bloccato tutto. Adesso si potrà con della colla caldo bloccare anche lo schedino, ho collegato il motore, non ci resta che chiudere. Ho chiuso tutto, nessun problema. Ok, proviamo a fare un po' di resistenza. Eh, ok, un po' perde. Prossima miglioria: portare il LED direttamente qui, visto che abbiamo la finestrella visibile e il LED 5 volte ce l'abbiamo sul caricatore, e poi collegare anche l'interruttore a slitta, così si può interrompere effettivamente la 2.30 e azionarlo direttamente da qui. Se vi dovesse capitare di farlo anche a voi, consiglio di utilizzare però un caricabatterie da cellulare smartphone moderno, in grado di erogare correnti ben superiori, anche di 2A. In questa maniera sarete tranquilli anche con la potenza, perché questo lo vedo un po' al pelo. È proprio il caso di dire al pelo. Bene. E con questo si conclude questo video e in effetti bisogna ragionare che su oggetti molto vecchi le riparazioni a volte non sono convenienti perché andare alla ricerca di quei transistor o il cambio batterie non è una cosa facile e poi neanche economica perché effettivamente essendo oggetti datati per assurdo potrebbero costare anche tanto quindi vale sempre la pena trovare delle strategie alternative e come sempre, se il video vi è stato utile o vi è piaciuto, un bel pollice in su, io vi saluto. Ciao, e alla prossima!